Presidente, quali sono le tre regioni benchmark per i costi della sanità? Il Veneto, l'Emilia-Romagna e l'Umbria. E debbo anche dire che ho apprezzato anche la decisione della Lombardia di fare un passo indietro e quindi di permetterci di dar vita anche questa idea di portare il Lombardo-Veneto tutto assieme, che il Veneto avrà la responsabilità di rappresentare. Quindi costerà meno la sanità? Beh, se si applicassero ad esempio i valori del Lombardo-Veneto, assolutamente sì, 30 miliardi di risparmio ogni anno li potremmo avere. Da me un pasto in ospedale costa 6,5 euro, in giro per l'Italia arriva a costare anche 60-80 euro. Si parte da subito, 2014, ovviamente con tutti gli accorgimenti del caso, e io immagino che poi si provvederà anche a dar vita a una sorta di soft landing, quindi di un atterraggio morbido per le regioni in dissesto che hanno più difficoltà. Teniamo presente anche questo, ma comunque costi standard, applicazione subito della virtuosità. Presidente, adesso si avvicina anche la chiusura del riparto del patto, dei fondi del patto della sanità. Sì, si avvicina a questo con il passaggio di oggi, è fondamentale. E ovviamente anche qui noi siamo disposti a fare dei sacrifici, ma nell'ottica di vedere premiate le realtà che sono virtuose oppure quelle realtà che magari ancora non lo sono, ma che hanno avviato dei percorsi di virtuosità per esserlo in futuro. E dico semplicemente che con questa scelta di oggi dell'elemento del benchmark e quindi di queste tre regioni, il Veneto porta in dote la virtuosità del Lombardo-Veneto proprio per far sì che poi a livello nazionale questi risparmi si infichino poi investimenti seri non solo nella sanità ma anche in altri comparti. Si dovrebbe chiudere prima di Natale sul riparto? Beh, spero proprio di sì, che si chiuda con velocità, visto considerato che stiamo parlando dei soldi per la cura dei nostri cittadini.